Cioè, quello che ha fatto Mussolini, praticamente. Mussolini ha fatto un omicidio plurimo colposo nel corso del suo ventennio. Va bene, abbiamo finito di parlare. Buonasera. No, per cui, perché, no, avvocato? Ma perché, avvocato Sinatra? Scusi, perché? Ho superato l'età per gli, scherzi cretini e di cattivo lo faccio stare zitto. Mi faccia parlare. Lo faccio stare zitto. Non si permetta mai più di chiamarmi. Lo faccio stare zitto. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? La zanzara. Tutto il resto è gioia. Va bene, abbiamo finito di parlare. No, non ho detto gioia. Lo faccio stare zitto. Ma qua, non so, ma io che c'entro? Ma io che c'entro, avvocato? Nella puntata precedente. Conte, dimettiti. Conte, dimettiti. Resta al riparo. C'è una nostra connazionale, una cooperante, si chiama Silvia, una delle tante cooperanti che vogliono provare l'ebbrezza e anche una figa imperiale. Volete che sti quattro selvaggi Zulu possano rilasciare una figa imperiale come la nostra cooperante Silvia? Silvia, Silvia. Le passerà il vizio di fare la volontaria, l'assistente spirituale. Una vergogna! Una vergogna! Una vergogna! La le hanno detto alla zanzara perché dicono cose inesatte. Il ritorno di Silvia Romano, la volontaria liberata in Somalia dopo un rapimento di un anno e mezzo, ad accoglierla Conte, il ministro degli esteri Di Maio, che dice sta bene, vuole rivedere la sua famiglia. Ecco, è atterrata Silvia Romano, la volontaria italiana liberata dopo 18 mesi di rapimento. E con queste belle immagini del rientro di Silvia Romano in Italia abbiamo la linea. La zanzara. Un poveraccio sta prendendo il sole, la polizia su quegli scooter. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi, il peggio del peggio dell'animo umano. È normale, ci sono pure coglionazzi che con la radio mi chiamano col culo coperto a prendermi in giro sulla salute mia. Matteo! Le loro vite valgono quanto la mia e quanto la sua di vita, senator Salvini. Per l'agricoltura le faccio un invito, posso? Metta gli stivali, venga nei campi insieme a noi. Il gruppo che l'ha sequestrata sono dei terroristi che sequestrano una volontaria. Sto difendendo i terroristi. E poi, no, ma per favore, beh, non lo so. Allora, dopodiché, lo sai, questa ragazza è stata libera di scegliere durante la prigionia o no? È un problema suo. E ce lo dica. Te lo deve dire? Perché forse è costata 4 milioni allo Stato. Quanto paga lo Stato i vostri stipendi? Anche i tuoi, con le editorie l'ha pagato per anni. Va bene, non si può, non si può fare così. Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è quel lurido stronzo comunista che Campinaro che ha firmato la sua condanna a morte? Chi è? Sarà stata la fatina buona del cazzo! Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo! Culo, culo, culo!